patatini e patatine, sono ritornata per farvi questo video speciale. Ci tenevo tantissimo a fare questo video perché non è solo un video collaborazione, ma è un video che aspettavo di fare da tantissimo tempo. Piccola info per chi magari se lo stesse chiedendo: il mio papi è ancora ricoverato, almeno adesso non so quando caricherò questo video, ma comunque ancora ricoverato, è stabile, nel senso non peggiora e non migliora. E per chi ha visto il video precedente a questo, che è appunto la spiegazione di che cos'ha mio padre, che malattia, insomma tutto quanto, sono ritornata perché volevo fare questo video. Ci tenevo a mostrare questi prodotti dato che li aspettavo da tantissimo, come vi ho anticipato prima. È un prodotto che poi vabbè, gli altri vabbè sono stati aggiunti dalla ragazza che mi ha inviato tutto. Finalmente sono riuscita ad avere anche io questa box con il kit professionale per lo sbiancamento dei denti, e questo kit in particolare è fatto apposta per 3 trattamenti o 4, insomma dipende da quanto già lo usate sui vostri denti. E oltre a mandarmi questo, mi hanno mandato anche altre cose che vedrete in questo preciso istante. Mi hanno mandato tantissimi lip gloss 17, tra cui 8 della linea Gerard Cosmetics, mentre gli altri 9 sono della Whitening Lightening stessa. Poi ho ricevuto la BB Plus Illumination, la crema viso di Gerard Cosmetics, sempre questa BB cream, ma più che BB cream io la chiamerei illuminante per il viso. È una crema molto molto opalescente, con queste pagliuzzine all'interno dorate, che quando si stende ha appunto la consistenza di una normalissima BB cream, però quando si va a sfumare risulta più trasparente di come si applica all'inizio. Insomma, molto comoda se si vuole dare una base illuminante prima del fondotinta, ovviamente magari si può utilizzare proprio come illuminante stesso, quindi qualche goccina per questi punti. Poi mi hanno inviato il Brow Bar to Go, che sono famosissimi questi kit. Sono dei kit con queste 3 cialde, tra cui 2 ombretti, uno chiaro e uno scuro, e una cialda fatta a cera, e mi hanno inviato 2 tonalità, quindi per sopracciglia più chiare e per sopracciglia più scure, quindi credo sia per brune e bionde. E poi la Zero White Whitening Pen, che è tutta naturale. Quindi all'interno di questo kit troviamo comunque una penna sbiancante da utilizzare tutti i giorni come continuità del trattamento, mentre la Zero White è tutta naturale ed è a parte, quindi potete comprarla a parte o potete comprare solo quella per sbiancare i denti tutti i giorni, quindi mattina e sera dopo aver lavato i denti, e praticamente vi sbianca i denti a lungo andare, ecco. Allora, io la Zero White non l'ho mai provata, perché ho per adesso provato questa qua all'interno del kit della DL Smile, però appunto l'ho già sentita, l'ho già vista, l'ho già sentita su altri video. È molto molto buona, ma consigliano la Booster, mi pare, l'altra comunque. La Zero White, essendo con prodotti naturali, senza perossido, quindi che il perossido aiuta tantissimo a sbiancare i denti, magari lavora un po' di meno. Questo non lo so, questo per sentito dire, io ripeto ancora non l'ho provata. Però ho provato tutto questo kit, tutto quello che c'è all'interno, e ho provato tutti gli altri prodotti. Cosa troviamo? Parliamo di questo kit. Cosa troviamo all'interno? All'interno di questo kit troviamo una rotella con queste differenti tonalità del vostro, appunto, del vostro dente. Dalla tonalità 1 alla tonalità 16, che appunto dalla tonalità 1 va alla più bianca, alla tonalità 16 la più gialla, più scura, insomma. Poi troviamo una luce UV per sbiancare i vostri denti, che è fatta apposta per inserirla all'interno della vostra bocca e lasciarla 20 minuti. Poi abbiamo la pennina, quella sbiancante che vi dicevo prima, 3 pads, che sarebbero quei guantini per il dito da infilare e pulirvi i denti prima del trattamento, fungono da spazzolino, sarebbe meglio magari lavarsi i denti prima del trattamento in modo da averli belli puliti, passare lo stesso il guantino e poi procedere con lo sbiancamento. Questo guantino ha una sostanza quasi simile al dentifricio, ecco. Poi abbiamo 3 cotton fioc a primo acchito, però sono dei cotton fiocchi bevuti di una sostanza speciale che protegge e ripara quello che andrete a fare successivamente, quindi dallo sbiancamento, le vostre gengive e le vostre labbra, ecco. Poi abbiamo un pennellino per il prodotto e il prodotto contenuto dentro questa siringhetta. E poi troviamo per ultimo questo tappino vuoto, dove voi all'interno andrete a mettere il prodotto per miscelarlo poi col pennello e successivamente stenderlo sui vostri denti. Allora, prima di tutto dovete lavarvi i denti, quindi a denti puliti procedete col prossimo step, ossia prendervi un guantino per il dito, strofinarlo sui vostri denti, quindi in questo modo andrete a togliere l'eccesso di sporco sopra lo smalto dei vostri denti. Poi dovete prendere il vostro cotton fioc, ovviamente si utilizza un pad, un cotton fioc e un misurino, dipende adesso dalla quantità che andrete a mettere successivamente, per volta, ecco. Quindi prenderete un cotton fioc di questi cotton fioc imbevuti di questa sostanza appunto protettiva, e andrete semplicemente a passarli, questi con la saliva contenuta all'interno della vostra bocca si andranno a inumidire e passerà e rilascerà questa sostanza che vi proteggerà. Prima di iniziare del tutto prendete la rotella, almeno io l'ho fatto prima questo procedimento,
appunto, prendete la rotella e misurate a quale tonalità appartenete, ecco. Dopo aver trovato la mia tonalità me la tengo bene a mente, perché dopo il trattamento, quindi dopo i 20 minuti, andremo a vedere se effettivamente i miei denti sono o no sbiancati. Procedo con questa melmettina trasparente, la vado ad inserire all'interno di questo tappino vuoto e col pennello inizio proprio a stenderla sui miei denti. La quantità varia, insomma, da quanta ne utilizzate, mettetene magari poco alla volta e vedete quanta ne utilizzate. Io all'inizio ne ho utilizzata davvero poca ed è forse per questo che non ha agito bene. Allora, io l'ho applicata sui denti, ho poi acceso la pilettina della luce UV, appunto, l'ho inserita all'interno della mia bocca e sono rimasta così 20 minuti. Sono ritornata dopo i 20 minuti, ho messo questo timer, ho lavato i denti. Dopo aver lavato i denti, con la rotella poi mi sono rimessa a guardare la tonalità più vicina al colore dei miei denti. Sono effettivamente sbiancati i denti. Ovviamente è un procedimento che dovete continuare più volte. Non sentite nessun dolore, non sentite nessun fastidio. Io, come sapete, avevo utilizzato tempo fa le strisce, quelle sbiancanti, molto tempo fa. E quelle effettivamente, a differenza di questo che non senti niente, sentivi un leggero fastidio proprio sullo smalto. L'unica pecca è che questo liquidino è un po' amaro e aspro allo stesso tempo. Sembra un limone marcio, per dirvela proprio in modo schifoso, perché sa di limone ma è allo stesso tempo amaro, quindi è una cosa un po' schifina. Non poteva sapere di cioccolato, vaniglia, robe varie. Consigliano di utilizzare la pennina all'interno, mattina e sera. La pennina andrebbe utilizzata rotando il tappino di fondo, esce il prodotto sulla setolina, insomma, sulle setole del pennello. Poi andate a bocca spalancata, sorriso a 350.000 denti, andate ad applicare il prodotto sopra i denti. State 60 secondi così ad asciugarvi e dopodiché potete tranquillamente andare a dormire o continuare la vostra giornata se lo utilizzate la mattina dopo colazione. Quindi non dovete per un bel po' di tempo lavarvi i denti e mangiare o bere. Quindi questo è tutto. Sarebbe meglio fare queste cose fatte bene, ecco, non tanto per. Anche perché questo qui non è che costa pochissimo, anzi costa parecchio. Però ho un codice sconto per voi che ve lo metterò qui e di quanto sarà, perché me lo darà appunto al momento la ragazza. E anche nell'info box trovate tutto quanto. Quindi c'è un codice sconto anche per voi su questi prodotti. Sono contenta di darvelo, perché almeno è qualcosina che se vi va di comprare potete risparmiare. Gli ultimi prodotti che vi volevo far vedere in diretta e che li ho swatchati, ci tenevo a swatcharli perché sono dei lip gloss davvero molto fighi, sono appunto i lip gloss. Sono dei lip gloss particolari perché, a parte che sono lucidissimi, iperpigmentatissimi, ci sono un po' di pecche che adesso vi starò a dire, ecco. Però vabbè, diciamo che dai lip gloss non è che ci si può aspettare mai tantissimo, perché sono dei prodotti che o li ami o li odi. Iniziamo con queste tonalità, che sono le 8 tonalità della linea Gerard Cosmetics. Inizia da questo violetto che si chiama Bermuda, è un lilla con sottotono più azzurro che fucsia, ecco. Questo qua è difficilissimo da stendere, perché a parte che tutti quanti i colori forti tendono a lasciare dei vuoti sulle labbra, perché essendo con molto pigmento all'interno si divide con il lucido che c'è. Dovete lavorarlo un po', essere molto molto perfette nel contorno labbra, perché altrimenti si noteranno dei buchetti, degli spazi vuoti. Poi abbiamo Raspberry Sherbet, che è questo fucsia power rosa Barbie, anzi più che fucsia, perché di fucsia ce n'è un altro più avanti che preferisco chiamare fucsia. E anche questo è molto molto bellino, però stessa cosa dell'altro, i colori molto forti con pigmenti all'interno molto forti tendono a dividersi, quindi dovete stenderli veramente bene. Passiamo poi a Sugar Mama. È questo rosa confetto molto molto chiaro, e questo veramente o ti sta bene o non ci puoi uscire. Io consiglierei più le tonalità nude e rosse, perché stanno bene quasi a tutte e sono comunque molto facili da stendere e da tenere tutta la giornata, mentre quelli più forti tendono magari a dividersi, come vi ho detto prima, eccetera eccetera. Poi c'è questo che si chiama Buttercream, che forse è uno tra i miei preferiti. Lo amo, lo adoro e mi piace davvero tantissimo, ed è il classico nude per eccellenza. Questo è veramente molto molto bello. Poi c'è un altro nude che si chiama Nude, ed è un nude un po' più scuro, un po' più sul marroncino. L'altro invece era un po' più sul sabbia, diciamo che non cambia tantissimo tra i due. Poi abbiamo Coral Craze, che è questo color nude corallo, stessa cosa degli altri, quindi sono tonalità che vanno sempre più a scurirsi, si assomigliano tra di loro. E abbiamo Rose Hill, mi piace tantissimo anche questo, è praticamente il colore delle mie labbra, però più intensificato e ovviamente con un velo di lucido. Devo aprire una nota proprio sui lucida labbra in sé: sono molto morbidi una volta applicati, non sono troppo appiccicosi. Quando si stendono sono difficilissimi da stendere, però una volta addosso sono veramente confortevoli, mi piacciono un sacco. Poi c'è Summer Sun, che anche questo mi piace tantissimo perché si intona un sacco col colore dei miei capelli, come i seguenti che vi farò vedere, che sono tonalità comunque rosse. Questo è un rosso particolare perché è un rosso corallo, con una punta di corallo, e infatti Summer Sun perché questo d'estate il top. La linea Gerard Cosmetics è finita, passiamo alla linea Color Your Smile classica della Whitening Glistening. Quindi
Primo colore più scuro, parto da Seduction. Seduction è questo marroncino bordeaux, questo veramente colore favoloso che mi piace un sacco, però anche questo tende a dividersi troppo. Quindi lo consiglierei con una matita di fondo e sopra applicato questo, perché almeno non si nota lo stacco tra le labbra dal colore naturale al colore appunto del lip gloss. Poi c'è Jewel. Jewel è molto simile a quell'altro, però più chiaro ed è con queste pagliuzze all'interno dorate, fini, cioè veramente quasi impercettibili, che danno più luminosità alle labbra. Poi c'è Candy Apple, che è questo rosso Ferrari, cioè io non so che dire, questo è proprio il rosso Ferrari. È un sottotono freddo rispetto a Summer Sun, che è appunto l'altro rosso corallo. Questo qua invece è proprio rosso Ferrari tendente col sottotono più blu. Poi abbiamo Crystal, che è praticamente un lip gloss trasparente, leggermente nude, marroncino, con queste perlescenze all'interno che danno solo vita alle labbra, ecco, non colorano più di tanto. Poi abbiamo Pouty Princess. Questo qui invece è un color rosa antico, molto scuro, un rosa antico scurissimo. Non lo so, questo qua è strano, mi piace, però dipende da che trucco ci faccio. Poi c'è Salmon. Salmon è color salmone, proprio, è matte, non ha pagliuzze all'interno. Poi c'è Pink Tiara. Pink Tiara, questo è molto molto carino, mi ricorda Sugar Mama, perché della Gerard Cosmetics, perché Sugar Mama è leggermente più bianco, questo qua invece è leggermente più rosa, però hanno la tonalità molto molto simile. Poi c'è Fiji, mi piace tantissimo anche questo, perché mi ricorda molto i classici rossetti rosa confetto fucsia che usava Nicki Minaj ai tempi, adesso si sta un po' più tranquillizzando. Il classico colore power, molto molto carino anche questo, è particolare e difficile da stendere. Ultimissimo, particolarissimo, questo blu assomiglia tantissimo a Noshi di Dente di Lancrime, però è versione lip gloss. E quindi niente, questi erano i lip gloss, questi erano tutti i prodotti, vi lascio tutti i link nell'info box con i vari coupon code, quindi codici sconto. Spero che questo video vi sia tornato utile, a me ha fatto piacere parlarvene, farveli vedere e soprattutto svagarmi, mi serviva parlare un po' di make up, un po' di queste cose frivole insomma, e ci vediamo al prossimo video, perché vi devo parlare di altre cose che mi sono arrivate, quindi stay tuned, altre review. Io vi ringrazio tantissimo per i commenti che mi lasciate, siete tutte dolcissime, come sapete ve lo dico in ogni video, io vi amo e mi fa davvero davvero piacere sentirvi vicine così in questo modo, e grazie davvero, e va bene, ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao patatini e patatine.